piacere di trovarvi. Io sono Luca Calzolari, sono uno psicologo psicoterapeuta e didatta supervisore a studi cognitivi. Niente, oggi io sono perfezionato in sessuologia clinica nel 2008-2009, mi sembra, e l'idea di oggi è quella di definire alcuni aspetti un pochino centrali nella terapia mansionale integrata per i disturbi sessuali. Quello che vorrei è che ci fosse anche la possibilità da parte vostra di fare delle domande. A me farebbe piacere. Ovviamente questo è un contesto che è molto ridotto, quindi in realtà l'idea mia è quella di offrire qualche stimolo per poterci anche, se volete, un pochino riflettere. Io pensavo di organizzarlo un po' così, nel senso pensavo di intanto descrivervi un pochino quello che è il contenuto di questo webinar di oggi, finire più o meno per le 7, se vediamo un pochino che orario facciamo, e poi a quel punto, qualora ci fosse qualcuno che volesse fare delle domande, a me non fa che piacere, nel senso ci ragioniamo un pochino insieme. Posto che, visto anche la durata di un'ora, non possiamo pretendere di entrare troppo nello specifico. Quindi l'idea è quella proprio di offrire alcuni spunti, ecco, alcuni spunti, alcuni stimoli che vi possono interessare o meno, e poi appunto a fine incontro magari condividere queste riflessioni, se vi va, ci ragioniamo poi insieme. Allora, io inizierei. Allora, intanto, come organizziamo un pochino l'incontro di oggi? L'incontro di oggi io pensavo di organizzarlo un po' così, nel senso che intanto una mappa perché la sessuologia clinica è un'area multidisciplinare che ha bisogno di tutta una serie di competenze e spesso il cui intervento necessita di più risorse, di più figure specializzate. E quindi è utile magari iniziare proprio con una mappa per poter un pochino definire proprio il contesto. Poi pensavo di dare dei segni attraverso il DSM-5, dei segni di diagnostica, giusto per entrare quella che è nella psicopatologia all'interno di quest'area. E poi inizieremo un pochino con alcune definizioni. Intanto per capire insieme cosa si intende per disturbo sessuale. E come la terapia cognitivo-comportamentale legge il disturbo sessuale. Soprattutto attraverso la definizione di quei meccanismi di mantenimento che sono uno degli aspetti caratterizzanti la terapia cognitivo-comportamentale. E poi cercheremo un pochino insieme di dare qualche spunto su quella che è la terapia mansionale. Terapia mansionale che è una terapia che è specifica per i disturbi sessuali e che ha tutta una serie di protocolli specifici per ciascun disturbo. Noi non entreremo nello specifico, ma cercheremo un pochino di definire in generale cos'è la terapia mansionale, quali sono poi i suoi presupposti, le sue caratteristiche. E definiremo alcune macro aree di intervento che poi però per ciascun protocollo ovviamente viene personalizzato in base alla psicopatologia in atto essenzialmente. Però diciamo un pochino le caratteristiche centrali, vorrei arrivare un pochino in quest'ora un pochino a definirle un pochino con voi. Allora, iniziamo un pochino dalla mappa per non perderci, nel senso che io vi dicevo prima come la sessuologia clinica è un'area multidisciplinare, ok? Quindi noi partiremo con una mappa che è stata definita e descritta da due fisiologi, Master e Johnson, William Master e Virginia Johnson, e ripresa successivamente anche da Ellen Kaplan. È una delle mappe per classificatore le varie risposte sessuali più importanti, le varie fasi della risposta sessuale più importante, e che a tutt'oggi
Viene utilizzata per concettualizzare il problema sessuale, quindi capire evidentemente dove e in che fase vi può essere una problematica. E poi ha l'obiettivo anche, ovviamente, da una parte di concettualizzarlo e anche in un certo senso poi anche può essere essa stessa questa classificazione uno strumento di psicoeducazione per il paziente affinché riesca a capire e definire, dare un senso, un significato alle varie fasi della risposta sessuale. Allora, intanto il desiderio, che è caratterizzato da fantasie sull'attività sessuale e nel desiderio di praticarle. Poi la fase di eccitazione, in cui vi è una sensazione soggettiva di piacere sessuale, e nelle concomitanti modificazioni fisiologiche, perché appunto, come vi dicevo prima, questa classificazione è stata fatta da due fisiologi, quindi inizia, come vi dicevo prima, ad articolare la sessuologia clinica non solo, come vedremo poi, sotto il profilo psicologico, ma anche sotto il profilo puramente fisiologico, ad esempio. Principali modificazioni del maschio sono la tumescenza del pene e l'erezione. Le principali modificazioni della donna sono la vasocongestione pelvica, la lubrificazione, la dilatazione della vagina e la tumefazione dei genitali esterni. In questo stadio, in cui si innalza notevolmente il livello di eccitamento, innalzamento che si verifica poco prima dell'orgasmo, la fase proprio di plateau, attraverso cui l'eccitamento raggiunge il suo culmine. Le principali reazioni nell'uomo sono la dilatazione del pene per il maggior afflusso di sangue, mentre nella donna sono l'ingrossamento dell'utero e della terza parte più esterna della parete vaginale. Vi possono sembrare dei concetti molto tecnici, però sono utili, li vedremo dopo, per poter poi definire anche dove risiede la problematicità, quindi la costruzione di un progetto terapeutico finalizzato a intervenire su quella specifica problematicità. La fase dell'orgasmo consiste in un picco di piacere sessuale, con allentamento della tensione sessuale e contrazioni ritmiche dei muscoli perineali e degli organi riproduttivi. Nel maschio si entra in quella fase di inevitabilità dell'eiaculazione, seguita dall'emissione dello sperma, mentre nella femmina vi sono contrazioni, non sempre percepite soggettivamente come tali, della parete del terzo esterno della vagina. Vi è una contrazione ritmica dello sfintere anale. Io vedo che mi arrivano delle notifiche sulla chat, però purtroppo da qui mi è un po' complicato guardarle, quindi quello che vi dicevo prima, a me non fa che piacere, le domande non mi fanno che piacere, però quelle che vi vanno di scrivere, intanto scrivetele, poi vediamo se riusciamo a risalire dopo all'inizio della chat per le domande e soprattutto se volete fare alla fine. La risoluzione, questa fase consiste in una sensazione di rilassamento muscolare, di benessere generale. Durante questa fase i maschi sono fisiologicamente refrattari ad ulteriori lezioni di orgasmi per un periodo variabile di tempo, al contrario le femmine possono essere in grado di rispondere a nuove stimolazioni quasi immediatamente. Questo è un po' una mappa, ok? Quindi venire a conoscenza di questa mappa, come potete vedere, può avere diverse funzioni. Ad esempio, aiutare, come vi dicevo prima, nella concettualizzazione, ma veramente può essere uno strumento terapeutico nel momento in cui lo utilizziamo come, tra virgolette, tecnica di psicoeducazione. Cosa dice il DSM? Quindi vediamo un pochino quali possono essere i riferimenti, cenni di diagnostica. Individua tre categorie distinte di disturbi sessuali, le disforie di genere, le parafilie e le disfunzioni sessuali. Oggi, in questo Pratichiamo la teoria, noi ci focalizzeremo sulle disfunzioni sessuali, che possono essere a loro volta suddivise in disturbo erettile, dell'orgasmo femminile, del desiderio sessuale, dell'eccitazione sessuale femminile, desiderio ipoattivo maschile, eiaculazione precoce, ritardata,
o quella d'abuso di farmaci e sostanze. Vedrete poi che noi nella terapia mansionale non ci focalizzeremo su ciascuno di essi, perché meriterebbe comunque uno spazio riservato anche per farvi vedere veramente quali possono essere i protocolli di intervento su ciascuna area, però cercheremo un po' di sottolineare quali sono un pochino il razionale della terapia mansionale e quegli strumenti che vengono poi coinvolti nell'intervento in ciascuna area. Allora, per porre diagnosi di disturbo sessuale, le disfunzioni devono avere durata minima di 6 mesi, a eccezione di quelle secondarie all'uso di sostanze psicoattive. La piana è più presa, come invece era precedentemente nelle edizioni precedenti, la distinzione tra disfunzione legata a fattori biologici o a fattori psichici. Perché questo? Questo è stato un po' un cambiamento importante anche per far vedere un pochino la circolarità delle variabili eziologiche nell'insorgenza e nel decorso di un disturbo sessuale. Questo rende, e si ritorna a quello che dicevo all'inizio, ancora più importante la collaborazione tra più figure professionali, quindi in cui di fatto lo psicoterapeuta è una tra le figure in cui spesso viene la necessità di inserire all'interno della rete terapeutica il medico, il ginecologa, piuttosto di l'urologo, piuttosto di figure specifiche rispetto quando noi prendiamo in carico quello specifico disturbo. Le raccomandazioni sono quelle di procedere per esclusione. Quindi, come dire, si parte prima da una causalità medico-organica, per poi convergere su ipotesi diagnostiche che possono avere anche e questo se voi ci pensate, però, se è vero nella sociologia, è vero un pochino in generale, nel senso che la diagnosi differenziale o comunque quella che riguarda un pochino la lettura del disturbo per eliminare quelle che possono essere altre cause affinché si arrivi a una causalità più psicologica, a parte un pochino di quello che è l'inquadramento clinico in psicoterapia. Un'importante distinzione, ora c'ho la mia faccia che è sul video, attiene al momento della comparsa del sintomo, suppongo, quindi definiamo il disturbo sessuale come permanente, se il problema sessuale è presente fin dalle prime esperienze sessuali. Acquisito, se il problema sessuale ha esordio a seguito di prestazioni sessuali, se il sintomo si verifica in ogni contesto sessuale, se la difficoltà sessuale si manifesta solo in alcuni contesti. Quindi, torno a dire, è importante all'interno di quello che è un primo colloquio un inquadramento clinico su quello che può essere l'esordio della sintomatologia, che di fatto nella sessuologia clinica altro non è che un qualcosa che facciamo comunemente sempre in ambito terapeutico. Oh, e qui si entra nell'aspetto un pochino più psicologico, ok? Vi apro e chiudo una parentesi. Mi hanno detto, perché questa è una domanda che magari farete, ve l'anticipo prima, nel senso che le slide sono a disposizione perché rientrano nelle ore di formazione Covid, penso, quindi dovrebbero essere le darò poi alla segreteria che verranno inserite nella cartella Drive, così poi mi perdo. E mentre invece persone che non so, che stanno magari ad assistere al webinar, che non sono gli studi cognitivi, se fossero interessati ovviamente alle slide, possono rivolgersi direttamente alla segreteria. Questo è così, apro e chiudo l'informazione. Cos'è un disturbo sessuale? È una manifestazione cognitiva di pensieri ed emozioni e comportamentale, sia individuale che relazionale, che è considerata sgradevole dal soggetto stesso, quindi della componente ego-distonica, e che tende ad auto-mantenersi. È correlato, come si diceva prima, a una delle fasi del ciclo di risposta sessuale. Ricordate quello che si diceva prima? Quindi, come dire, avere quella mappa, cioè, è per noi doppiamente importante.
per capire dove siamo quando si esprime una determinata psicopatologia. La sgradevolezza è una valutazione sperimentata in termini emotivi che il soggetto fa del suo comportamento. Quindi, come dire, potremmo facilmente riprendere un termine tecnico che ha a che vedere un pochino con quello che viene definito un po' il problema secondario, se voi ci pensate. Poiché tale valutazione è data dallo stesso soggetto che ha prodotto il sintomo, non è infrequente che sia esattamente lo stesso modo di pensare che giudica il sintomo insopportabile a causare il sintomo stesso. È astruso, mi rendo, può essere astrusa come frase, però se voi ci pensate in termini di ABC ha abbastanza un senso quello che viene scritto qua, no? Cosa vuol dire fondamentalmente? Di quanto il modo di pensare che giudica quel sintomo, quindi quel C, scusatemi lo shift un po' nell'ABC, e poi evidentemente crea quell'area di ecodistonia che porta evidentemente quel sintomo a essere insopportabile, quel giudizio, ok? Poi faccio un esempio un pochino con quell'ABC, quello per essere un po' più chiaro, perché sennò poi rimane un po' troppo teorico, invece cerchiamo di andare un pochino più sull'aspetto tecnico. Vi possono essere tante diverse storie di persone con disturbi dell'eccitazione. Almeno quante sono le diverse possibili emozioni che si possono provare nell'imminenza di un rapporto? È chiaro che non saranno molte le somiglianze psicologiche e anamnestiche tra un soggetto che di fronte alla possibilità di un rapporto sperimenta ansia, un altro che prova senso di colpa per il presunto piacere che sta per provare, e un terzo che sente rabbia verso la donna o l'uomo che ha di fronte. Ok? Se voi ci pensate, qui rientra tutto quel pezzo caratterizzante un pochino la CBT, quindi anche l'ABC, di quanto veramente sia il significato rispetto a quell'evento, rispetto all'atto sessuale, che può provocare tante emozioni diverse ed evidentemente, se voi ci pensate, anche un set perlomeno limitato comunque di comportamenti, che poi possono essere divisi questi comportamenti delle macro aree che andiamo a vedere. Ciò però che caratterizza ogni sindrome è il meccanismo patogenetico, quindi questo che è alla base, okay? Che per i disturbi dell'eccitazione è un'attivazione emotiva intensa che impedisce la vasodilatazione genitale. Vedete quanto sono così ricorrenti comunque termini tecnici che provengono da aree che un po' forse dobbiamo conoscere quando noi di fatto vediamo persone che hanno problematiche di disturbi sessuali. Inibizione dell'orgasmo, anorgasmia, eiaculazione ritardata e precoce, è il tentativo controllo del momento dell'orgasmo, e vaginismo, desperonia, la previsione di un rapporto doloroso. Come vedete, ci sono dei marker che caratterizzano un meccanismo patogenetico, okay? Che di fatto differenzia tre grandi aree, no? Di quelli che sono i disturbi sessuali. Ripeto, non è obiettivo qui andarle a definire, era giusto per. Il nostro incontro oggi non è tanto di definizione, ma di dare un'idea un pochino generale di quello che può essere la sessuologia clinica attraverso alcuni aspetti un pochino specifici. Ora, se voi foste a un corso di perfezionamento e piuttosto a anche banalmente a un momento dal vivo piuttosto che su Zoom, mi piacerebbe che questo intervento fosse un po' più interattivo, no? E quindi una cosa che mi piacerebbe fare è chiedervi banalmente, secondo voi, come abbiamo detto prima, perché io posso provare ansia in un rapporto sessuale? Tanto abbiamo detto prima come le emozioni caratterizzano, no, determinati aspetti centrali e problematici all'interno dei disturbi sessuali. Quindi potremmo banalmente fare una sorta di brainstorming insieme, non lo facciamo perché qui non è certo il contesto. Però potremmo pensare per paura di perdere il controllo,
per timore di una gravidanza, timore di essere rifiutate, farsi o fargli del male, ammalarsi, essere giudicato male, ok? Quindi vedete come di fatto rientra sempre l'aspetto di minaccia che caratterizza l'emozione di ansia. Potremmo fare questo sorta di brainstorming per tutte le altre emozioni, tristezza, colpa, disgusto, però in realtà appunto purtroppo qui manca il tempo e il contesto perché verrebbe un brainstorming un po' caotico. E quindi ci fermiamo a questo. Ovviamente poi è un piccolo esempio, solo per farvi vedere quanto i B sono identificativi e caratterizzanti rispetto a quelle emozioni di ansia. Quindi questo è un qualcosa che penso che soprattutto i colleghi di studi cognitivi conoscono abbastanza bene, molto meglio di me che ogni tanto me lo rivedo davanti, però a parte le battute, nel senso che come vedete, il nocciolo centrale della CBT ovviamente è questo schema, nel senso l'importanza dei pensieri, le inferenze, le credenze per la reazione emotiva e comportamentale, e dall'altro campo è molto importante quello che viene definito un bias, che è il ragionamento emotivo, che essenzialmente porta determinate emozioni a leggere il mondo, noi e gli altri, in maniera congrua rispetto a quelle emozioni. Allo stesso modo, quei comportamenti che noi mettiamo in atto vanno a avere un ruolo chiave nella modifica o nel rinforzare determinate credenze. Lo so che lo sapete molto bene, ma giusto per collocare questo l'aspetto psicologico e quindi di quanto la CBT possa leggere bene, possa avere un ottimo strumento terapeutico e di modello per poter intervenire per quello che riguarda proprio la concettualizzazione dei disturbi sessuali e come l'abbiamo detto finora. Le tre macro aree di quello che sono un pochino i comportamenti: controllo della distanza relazionale, l'evitamento, vado via prima del rapporto, evito situazioni in cui posso entrare in intimità, evito relazioni passionali o l'ipercompensazione, quindi l'assunzione di alcol, droghe. Come vedete sono comportamenti, questi sono comportamenti che ovviamente, come si diceva prima, nell'ABC, ma soprattutto di quanto il C ha un ruolo nel B, vedete quanto questi comportamenti di fatto vanno a avere un forte ruolo nella modifica o meno di quelle credenze. Qual è l'aspetto centrale? È che tutto quello che stiamo dicendo ora, tanto più io metto in atto quei comportamenti, qualunque esso sia, che possa evitare di avvicinarmi alla mia partner o al mio partner, piuttosto di controllare quello che è il rapporto, piuttosto di assumere droghe. Se voi ci pensate, qual è ciò che unisce tutti e tre questi pezzi? È quello che è meno facile per il soggetto riuscire a venire a contatto con le sensazioni che quel contesto gli rimanda. Ok? Questo è sia l'aspetto più problematico nei disturbi sessuali, sia esso stesso il razionale della terapia mansionale, perché la terapia mansionale ha esattamente questo scopo, cioè lo scopo di cercare di aiutare la persona a venire più a contatto con le percezioni delle afferenze sensoriali, con le proprie afferenze sensoriali essenzialmente, ok? Però ovviamente questo avviene attraverso dei comportamenti, delle prescrizioni, ok? Che vedremo poi, che sono quelle che nel modello vengono definite le mansioni, ok? Però era giusto per sottolineare un po' qual è lo scopo. E lo scopo della terapia è basata su quella che viene concettualizzata come la maggior criticità. La persona non è allineata con quello che in quel momento sta sentendo, perché quel comportamento di fatto lo allontana da quelle sensazioni.
o perché ne ha paura, tutto quello che volete, come si è visto prima. Una volta verificatosi, il primo insuccesso è la previsione stessa di un possibile fallimento a provocare emozioni di paura, rabbia o colpa, e dunque attivare ulteriormente il sistema simpatico ai danni del sistema parasimpatico. E diciamo qualcosa di nuovo nella CBT, men che mai, però ovviamente qui avete visto quanto tutto l'aspetto sensoriale ha un ruolo molto importante. Vi ricordate un po' prima quando parlavamo della mappa? Quanto le reazioni che noi possiamo provare di paura, di rabbia, di colpa, evidentemente hanno un ruolo affinché quelle fasi non abbiano un'evoluzione naturale. C'è un blocco, c'è un problema. E quindi questo ci porta il 99% di pazienti a chiedere al terapeuta di turno la famosa frase, no? Perché? Perché l'ansia è qualcosa che evidentemente non mi blocca, non mi fa raggiungere l'erezione, non mi fa raggiungere l'orgasmo, quindi io ingaggio una lotta con l'ansia. Quindi con i risultati delle tre macro aree prima, cerco di controllarla piuttosto di evitarla, piuttosto di accedere a quella sorta di bolla data dalle sostanze, no? Quindi spesso il paziente vi arriva in terapia avendo notato, avendo fatto esperienza di quanto queste strategie evidentemente non soluzionano il problema. Iniziamo un pochino a vedere un po' un esempio. Quindi siamo qui, è già successo una prima volta, c'è già stato un esordio. Qui si sta riprendendo un po' quel discorso di mantenimento, quel meccanismo. Mentre sto avendo un rapporto penetrativo con la mia ragazza, focalizzo l'attenzione sull'erezione e percepisco una variazione, scusate. Ansia, tachicardia, perdita di erezione, interrompo il rapporto. Qual è un po' il B? Oddio, ancora? Quindi c'è nella memoria un'esperienza precedente. E se fallissi anche questa volta? A quel punto l'ansia inizia a diventare essa stessa sotto la lente di ingrandimento del soggetto, no? Temporalmente, in un secondo momento, magari rispetto anche all'evento. Come tutte le volte, non uscirò più da questo problema, mi lascerà. Quindi magari c'è anche un tema che ovviamente qui non è definito, che non è l'obiettivo di un laddering, potremmo fare delle ipotesi, però non è questo l'obiettivo. Però porta resistenza, porta ritiro. Quindi vedete come il tutto va a rinforzare il meccanismo psicopatologico e come ci potremmo aspettare che questa persona al prossimo episodio, sicuramente quando si parla di ansia da prestazione, vedrà quell'erezione, quel rapporto evidentemente come un qualcosa che va a toccare un elemento centrale per quella persona. Boh, non so, qui possiamo pensare il mi lascerà o non mi lascerà. Se voi ci pensate, se provassimo a mentalizzare un po' questa esperienza, è normale, è molto normale poter avere un'ansia del genere. Il problema è che poi il paziente non vuole quell'ansia e quindi si rientra un po' in quel discorso di quanto invece è importante l'opposto, cioè capire evidentemente quella che è la radice. Siamo arrivati un po' alla terapia. Dunque, terapia mansionale integrata, iniziamo un pochino a delimitarla. È una terapia strategica, quindi specifica sulle disfunzioni sessuali, è breve e centrata sul sintomo, è direttiva, può essere un modulo per una terapia più ampia, è percettiva, quindi un modulo allo scopo dell'azione, poi lo vedremo quando faremo un pochino le varie fasi, no? Quindi se voi ci pensate, se qualcuno volesse poi fare una domanda, spesso viene fatta in maniera molto comprensibile, è un modulo, sottolineo questo, nel senso che è un modulo che può essere assolutamente utilizzato all'interno di una terapia più ampia, in cui però, questo poi lo sapete meglio di me, è importante che ci sia la base, una concettualizzazione tale per cui io ho creato insieme a quella persona quella sorta di mappa
entro cui l'intervento sulla sessuologia piuttosto che sul panico ha un senso all'interno comunque evidentemente di un funzionamento più generale. Bisogna capire il significato in gioco di cui il sintomo rappresenta il vissuto emotivo che accompagna il soggetto. Lo scopo è la risoluzione stabile del sintomo, che necessariamente richiede una modifica dei significati e l'interruzione dei cicli di mantenimento. Okay? Vedremo come avviene questa modifica dei significati. Tendenzialmente avviene attraverso dei nuovi comportamenti, ve lo anticipo. Perché essendo direttiva, essendo di matrice comportamentale, poi perché va proprio su aspetti comportamentali, non ha l'obiettivo primario di modificare dei significati, ma questi sono la conseguenza di un intervento sul comportamento e sui cicli di mantenimento. L'obiettivo non è l'eziopatogenesi, cioè non è come si è creato, ma su come risolverlo, quindi è una terapia centrata sul sintomo. Ovviamente questo poi non vuol dire che non è l'obiettivo nostro. Io vi sto parlando della terapia emozionale integrata, nel senso che poi ovviamente poi questo diventa uno strumento in mano al clinico. Quindi cosa vuol dire? All'interno di una terapia è ovviamente anche interesse del clinico sapere come si è creato, e poi noi che di fatto leggiamo il funzionamento attraverso delle lenti che sono fondamentalmente la Libet, capire che la Libet ci dà una grandissima mano a questo. Se il sintomo sessuale è solo l'espressione della patologia più grave, non è idonea, ad esempio la psicosi, piuttosto di un sintomo all'interno, per esempio, di un episodio depressivo grave. Quindi ritorna importante l'inquadramento clinico. Okay? Non possiamo fare un intervento, ma questo vale per qualsiasi cosa, senza avere in testa una diagnosi e quindi un inquadramento. Nello specifico, l'oggetto sono le convinzioni disfunzionali, in particolare quelle circa la sessualità. Gli humor sono prescrizioni di attività sessuali, vedete, che hanno lo scopo di invalidare quelle determinate credenze. Quindi il nostro obiettivo è, una volta che vi è fatta una formulazione del caso in ottica TMI, di intervenire sotto un aspetto prescrittivo. Come vi dicevo prima, l'importanza, lo scopo ultimo è il contatto con le afferenze sensoriali che, con i comportamenti, con i meccanismi di mantenimento, come dire, il soggetto se ne è distaccato. La lettura del disturbo è fatta su un piano fisico, emotivo, cognitivo e relazionale, quindi gli interventi saranno sui tre piani essenzialmente. Okay? Quindi riuscire a fare un inquadramento funzionale, avere più chiaro possibile quale può essere una l'aspetto più problematico del soggetto, ovviamente ci dà uno strumento di intervento, siamo d'accordo. Però la lettura del suo deve essere a 360 gradi e, come si diceva prima, può essere utile assolutamente nella sessuologia clinica l'inserimento di altre figure, di altri professionisti. Questo è proprio quello che riguarda proprio l'aspetto anche diagnostico, banalmente. Qual è l'obiettivo del primo colloquio? Conoscere il problema, principalmente l'aspetto comportamentale, cognitivo e relazionale. Conoscere la definizione che i pazienti le danno. E qui dopo ne apriremo una parentesi su come la TMI possa essere un intervento principalmente per la coppia, ma anche per il soggetto. Ridefinire insieme il problema, quindi dargli una lettura che sia CBT focused, se viene a pensare. Definire il contatto terapeutico, quindi allearci su evidentemente un obiettivo. Se l'obiettivo è togliere l'ansia, se noi ci alleiamo su di esso, abbiamo un problema. Ma questo ovviamente non ha a che fare con la sessuologia clinica e basta.
come dicevo prima, se i pazienti si presentano in coppia, ascoltarli separatamente e poi insieme per una valutazione orientativa della loro relazione e effettuare poi una restituzione. Questo viene fatto per le terapie coppie in generale, ancora di più per la terapia con la sessualità. Se si presentano da soli, manifestiamo la necessità di avere un colloquio anche con il partner. Questo perché? Perché la sessualità investe la relazione, lo vedrete poi quando faremo le varie fasi dell'intervento. Anche quando la disfunzione è riferibile a una genesi organica o intrapsichica che riguarda solo uno dei due componenti. E soprattutto perché le disfunzioni sessuali possono essere determinate da banalmente alleanze della ostilità nella relazione. E se il partner non vuole venire, o comunque la partner o il partner, il paziente, scusate, non vuole dire alla paziente, alla partner che va in terapia e quindi non coinvolgerla, questi sono tutti aspetti su cui dobbiamo un pochino creare una sorta di contratto con il paziente, cioè che ci sono alcuni aspetti su cui la TME ci possiamo assolutamente lavorare nella prima parte, soprattutto anche per quello che riguarda l'aspetto più esplorativo del tuo corpo, che non ha bisogno della partner. Però ovviamente sapere che questo non coinvolge, non vuole, questa persona non vuole coinvolgere la partner, evidentemente ci apre tutta una serie di credenze che forse è utile un pochino indagare. Ho scritto alcune domande che potrebbero essere un pochino utili, soprattutto in prima visita, ma sono domande che se voi togliete la sessuologia clinica e ci mettete un sintomo X, in realtà sono molto simili, ovviamente qui hanno un aspetto in più perché hanno un aspetto proprio di coppia. Da quanto è presente il problema, quando si presenta, quante volte si presenta, come è cambiato nel tempo il problema. Perché poi, nel momento in cui si presenta il problema, c'è un tentativo di soluzione del soggetto del problema. Quindi, a un certo punto, l'aspetto diagnostico da DSM perde un pochino di importanza perché diventa più il problema come viene gestito dal paziente, quindi c'è un pezzo in più. Cosa pensa ognuno del problema? Quali teorie? Di naive. Cosa pensa ognuno di quello che il partner può pensare circa il problema? Che ovviamente qui l'aspetto di coppia è fondamentale, quindi come dire, riuscire un pochino a mentalizzare l'altro è un aspetto molto importante. Ne parlate, ne parlano insieme. Com'è cambiata la sessualità? Com'è cambiato il loro rapporto di coppia? Pensate a un orientamento, se voi ci pensate un po' non avere dei riscontri anche nel funzionamento della coppia in generale. Come si sente in relazione a questa difficoltà? Se hanno cercato altre soluzioni. E qui ci possono essere vari tentativi di soluzioni che l'uno o l'altro o la coppia possano aver provato. Tendenzialmente sono davanti a voi, quindi, come dire, dobbiamo pensare che forse qualcosa ha funzionato, ma a un certo punto non tanto da evitare loro di recarsi da uno psicoterapeuta. Quali sono le aspettative? Fondamentale. Informazioni su eventuali problematiche del partner, fattori relazionali di vulnerabilità, culturali e religiosi, quindi se ci possono essere delle credenze, magari rigide, derivate dalla propria cultura, quindi assolutamente da non giudicare, ma su quanto esse magari possono avere possono condizionare la sessuale, l'intimità. E ovviamente, come si diceva prima, l'anamnesi medica, nella sessuologia ancora di più. Un'altra cosa molto interessante in sede di colloquio è accertare quale senso è maggiormente stimolante per il paziente. Okay? Il senso è cioè la varietà di stimoli che possono provocare un'eccitazione. Ognuno può avere quello che riguarda un senso preferibile, preferito, in ciò che riguarda proprio l'aspetto più di eccitazione. Può essere la vista, può essere il tatto, il gusto, l'olfatto, l'udito, possono essere stimoli psichici per la storia personale. Non è importante ovviamente per noi giudicarli, è capire quale afferenza evidentemente in questa fase funziona, qual è quella che è per lui preferibile e poi in sede di terapia utilizzare quella come qualcosa per lui più conosciuto.
Da dove iniziare? Come problema si presenta oggi? Quindi i famosi ABC episodici, ci sono episodici, comunque proprio di entrare nell'episodio, ok? Banalmente l'ultima volta che si è presentato il problema. Sostituiamolo, l'ultima volta che si è presentato l'attacco di panico, come vedete è assolutamente simile, però in realtà l'obiettivo è riuscire a quella mappa che abbiamo detto all'inizio. Riuscire un pochino a sovrapporla ai fotogrammi che ci indica il paziente, quindi dare un senso, un significato a quello che accade. Si ricostruiscono poi i primi rapporti, i primi problematici e ovviamente la ricostruzione dell'evoluzione dei rapporti sessuali, se questi hanno avuto una modifica in eventi di vita della persona, fidanzamenti, matrimoni, figli. Ovviamente poi questo. Come dire, è là, no? Verrebbe da pensare. Il C poi è un comportamento, a quel punto è interessante evidentemente anche esplorare quale può essere il significato che quella persona ha dato evidentemente a quella modificazione della propria fase di vita. Indagare quando il problema è riconosciuto come tale e quando la coppia ha deciso di chiedere aiuto. È inutile tornarci su, lo sapete meglio di me questa parte. È il primo colloquio standard. Molto importante, e a volte viene un pochino sottovalutato, è l'importanza del linguaggio. Non dimenticate che si entra essenzialmente nella camera da letto. E quindi dobbiamo assolutamente rispettare il pudore che è presente nella richiesta d'aiuto. Richiesta d'aiuto che quindi spesso è condizionata da quel pudore. Mi riferisco spesso a persone che hanno una modalità di richiedere l'aiuto in quell'area, magari cercando di fare una battuta, ok? Attenzione a rispondere a quella battuta, perché quello è il loro modo. Quindi, come dire, il rischio è che lui possa leggere nel sarcasmo del clinico che semplicemente ha visto nella battuta del paziente un modo per magari trovare un punto di contatto nel linguaggio, magari una derisione. Quindi andiamoci piano, stiamoci attenti, è un'area molto delicata. E ovviamente anche sulla terminologia, lì dobbiamo capire un pochino che come lo vogliamo parlare, perché non dobbiamo dare definizioni, termini che possono essere troppo tecnici. Avete visto la mappa iniziale. Però non devono essere neanche da bar, da taverna. Quindi dobbiamo trovare un modo congruo per entrambi di darci lo spunto per poter riflettere su evidentemente un pezzo che è delicato per la persona. Quindi, come dire, condividere una terminologia che può andare bene sia per il clinico che per la persona. E ovviamente essere chiari, comprensibili. Dire tutto quello che riguarda quei termini che vi dicevo prima. Nella mappa può farci passare noi come dei buoni tecnici, però giustamente il paziente, se non è un paziente che è addetto un po', come dire, a questo mondo, evidentemente può benissimo non sapere, quindi aumentiamo la distanza e tendenzialmente per ultimo possiamo aspettarci che il paziente non si senta capito. E l'esito finale, banalmente, è che abbandoni la terapia. Regole generali, condividere con la coppia gli obiettivi di quella specifica fase della terapia. Anche lì ci vuole un razionale. Noi facciamo qualcosa nello specifico, un obiettivo, ma quell'obiettivo deve essere all'interno di un progetto terapeutico. L'intervento deve essere chiaro, il perché lo facciamo. Quindi va spiegato il razionale della mansione. Io clinico ti dico di fare questo pezzetto, questa mansione, ma ti spiego il perché, cosa mi aspetto, il senso che possa avere. Quindi negoziare con la loro realizzazione e immaginarla. Se questo può creare un problema, può essere immaginata anche in studio. Verificare l'andamento. Quindi questo l'andamento è in base alla mansione che viene prescritta. L'obiettivo è capire un pochino come ha reagito il corpo, quali possono essere stati i pensieri, cosa è accaduto nella relazione, se c'è stato un insight. Okay? Questi sono i marker che è utile un pochino indagare indipendentemente dal tipo di mansione che viene descritta. Ma che è sta mansione?
sono prescrizioni di comportamento sessuale a scopo terapeutico. Perché dico a scopo terapeutico? Questo è importante. Non sono atti spontanei, proprio in quanto richiesti dal terapeuta. Quindi l'obiettivo non è il piacere, e lo so che può sembrare paradossale, però l'obiettivo è fare qualcosa e osservare come qualcosa, quel comportamento prova nella persona. Quindi se quella persona nel piacere evidentemente avverte un senso di minaccia, di fallimento, va chiarito subito. Il piacere è il goal, è l'obiettivo finale. La prima fase è la fase esplorativa. E quindi devo contenere degli aspetti molto specifici, cioè cosa devi fare, come va fatto, quando farlo, dove farlo, e spiegare proprio il compito percettivo. Questo è importante perché non è un comportamento sessuale con scopo di piacere, è un qualcosa che dobbiamo capire in base a questi indicatori cosa sta succedendo. Quindi aiutare anche quella persona evidentemente a, da una parte, osservare il proprio corpo, che è l'obiettivo, però dall'altro anche farsi guidare in quello che è evidentemente un mondo per lui minaccioso. Okay? E quando ci facciamo guidare in qualcosa di per me minaccioso, tanti più dazi sappiamo, più sono rassicuranti. La stessa prescrizione che è un fare può essere utilizzata per scopi diversi. Ovviamente noi dobbiamo avere in testa lo scopo. Facciamo questo perché? Che ci aspettiamo? Quindi andiamo al gol successivo quando quella, la fase prima è scontata e abbiamo raggiunto gli obiettivi. Sono essenzialmente cinque le fasi della terapia emozionale. La prima ha a che vedere con un aspetto relazionale, ok? Quindi nulla a che vedere con l'intimità, poi lo vedremo. Poi si attiva quel sistema esploratorio che aiuta a stimolare le afferenze sensoriali, quello che riguarda l'esplorazione, l'osservazione e il contatto con le afferenze. Quindi all'inizio come è fatto il corpo, come è fatta la mente, la relazione, quindi riuscire proprio ad aiutare la persona a decentrarsi rispetto a questi indicatori. Poi come funziona? Se avverte sensazioni di piacere, di fastidio. Quindi iniziamo con quelli che sono dei comportamenti, delle prescrizioni più di carattere intimo. Però non c'è il piacere è dopo, è lì, fase 3 e 4. Prima egoistico e poi condiviso. Ok? Quindi quando diciamo al paziente che il piacere non è l'obiettivo di ora, gli spieghiamo il motivo. Il piacere è la parte finale, è l'obiettivo assolutamente condiviso su cui lavoreremo. Ma il piacere ora evidentemente è una criticità, quindi ci arriveremo attraverso la curiosità verso quelle afferenze. Fase 0, l'organizzazione della serata, quindi anche banalmente una pizza con la partner, per cercare di ritrovare anche l'intimità, ma anche la complicità, ok? Tendenzialmente il consiglio è anche quello di evitare di parlare. Quando sono a organizzarsi questa serata, a mangiarsi una pizza, e gli aspetti magari più di problematici sessuali, nel senso di riuscire a costruire loro uno spazio comunicativo che non sia, perdonatemi il termine, patocentrico. Non si ha rapporti. Non, questa è proprio una cosa che va detta sin dal primo incontro, spiegando che sempre il motivo, il razionale va sempre detto. Perché? Perché in questo momento i rapporti è correlato all'ansia e correlato a tutta una serie di comportamenti che mantengono l'ansia. Quindi cercare di togliere l'aspetto prestazionale è riuscire ad accedere all'area della sessualità in un modo diverso. Io spesso la metafora che uso con i pazienti è te in questo momento vedi il rapporto sessuale come se fosse la finale dei mondiali. Okay? Ti giochi tutto. Quindi, come dire, non puoi provare quel piacere perché in quel momento lo scopo del vincere o perdere è legato a qualcosa che complessivamente ti crea quell'ansia. Quindi il nostro obiettivo è permettere intanto di giocare attraverso un contesto, per esempio la partitella con gli amici, cioè noi dobbiamo definire ora la
la sessualità non come se fosse una finale del mondiale, ma come un qualcosa in cui riprendere il contatto col gioco. Nella finale del mondiale è più complicato questo. Fase 1, autosservazione, quindi come dire, qui non conta di farlo con il paziente con la coppia, ma deve essere individuale, quindi deve essere un momento in cui, per esempio, la persona davanti a uno specchio deve riuscire a guardarsi e a sentire le sensazioni che avverte quando, per esempio, tocca parte del proprio corpo, se vi possono essere delle zone in cui può provare delle sensazioni diverse, ok? Quali possono essere i pensieri che in quel momento possono passare nella propria mente, le emozioni. Vi ripeto, se giustamente direte che sono parole poco definite rispetto, la fase non è chiara, lo so, cioè, l'avevo detto prima, nel senso l'obiettivo è dare degli input, ok? Quindi lo capisco bene se voi dite, ma è poco chiaro, non lo può essere. È giusto per definirvi un po' il razionale di ciascuna fase, mi interessa quello. Poi, chiede ad entrambi i membri della coppia separatamente di effettuare un'attenta osservazione del proprio corpo, all'inizio visivo e poi tattile, con lo scopo di ricercare diverse sensazioni provocate da diversi tipi di contatto. Vedete, la prima parte, cosa si fa, e poi si dice come si fa. Solo al termine di questa fase si dovranno osservare i genitali. Sempre con l'aiuto dello specchio. Si chiede di fare attenzione a cosa si prova e cosa si pensa. Quindi va definito cosa fare. Come se entraste in contatto per la prima volta col vostro corpo. Siatene curiosi. Non è banale. Non è banale. Possono avvertire emozioni di noia a volte, sensazioni di noia i pazienti quando fanno questa pratica. Ma entrare in contatto col vostro corpo, essere curiosi del vostro corpo. È un qualcosa di spesso assolutamente complicato, ok? Per tutta una serie di credenze, ma anche una sorta di pilota automatico in un certo senso. Scoperta il punto di inevitabilità orgasmo, quindi sempre singolarmente, l'obiettivo è quello di riconoscere le sensazioni fisiche preorgasmiche. Quindi cosa vuol dire? Si fa fare al soggetto un esercizio di masturbazione da solo. E si deve interrompere o modificare la stimolazione in modo tale da non raggiungere l'orgasmo, che successivamente potrà essere raggiunto se desiderato, ma non in quell'esercizio. In quel momento è il momento prima del punto di inevitabilità orgasmica, che è quello che vi dicevo prima, perché a quel punto il paziente viene a contatto con tutte quelle sensazioni, ricordate la mappa, che l'aiutano proprio a venire in contatto con queste sensazioni, ma soprattutto a disconfermare in maniera appunto esperienziale quella credenza, tale per cui se io perdo l'erezione, questa non la posso riacquistare. Ok? Quindi l'obiettivo è fargli vedere che, come se fosse un muscolo, che stimolato può riprendere. Ok? Fase 2, scambio di carezze, quindi sempre la coppia, a fini non erotici, quindi facendosi guidare dalla curiosità. Non c'è l'atto sessuale, non è questa la fase, ma l'avete spiegato prima. Non devono accarezzarsi contemporaneamente, prima l'uno e poi l'altro. Perché questo? Perché così ciascuna persona della diade si può focalizzare sulla propria sensazione di io. Che massaggio e io che ricevo quel massaggio. Le carezze possono essere di tipo diverso, assolutamente. È utile che vi sia uno scambio di informazioni, purché positivo. Ok, quindi anche lì si cerca di definire un contesto che evidentemente non sia giudicante in termini negativi sull'aspetto prestazionale, ma sull'aspetto sensoriale. Cosa senti? Prima con il costume e poi senza, sottolineando come i genitali verranno accarezzati come qualsiasi altra parte del corpo, comunicando sempre in prima persona sensazioni e desideri. Quindi cosa vuol dire? L'obiettivo è accarezzare i genitali come se fosse
una parte qualsiasi del corpo e ovviamente sempre con quello scopo, focalizzarsi sulle proprie sensazioni. Il partner, ipotizzando che sia un soggetto che ha una eiaculazione precoce, eiaculazione ritardata, l'obiettivo è farlo stare fuori dall'aspetto prestazionale. È proprio costruire un campo, uno spazio di lavoro alternativo e questo spazio è uno spazio esplorativo. La fase 3, piacere condiviso, quindi autostimolazione e stimolazione dell'altro. Ampliando la stimolazione fisica, la tecnica dello stop start è simile a quella del punto di inevitabilità orgasmica. Stimolazione immaginativa e relazionale. E si inizia a invitare all'egoismo e alla simulazione dell'orgasmo. Ora, qui sono tecniche specifiche, però il razionale è pensato al vostro piacere e chiedete ciò che vi dà maggior piacere. Insegnate al vostro partner la strada migliore per farvi eccitare, senza ricambiare le carezze, ma godendovi esclusivamente ciò che ricevete. Qui siamo nella fase del piacere, come vedete, ok? Il piacere egoistico. Io chiedo quello che vorrei, perché mi piacerebbe che quello è per me più eccitante, quel tipo di carezza. Quindi vorrei che poi mi focalizzassi su come io mi sento con quella tipo di carezza. E questo deve essere assolutamente reciproco, ovviamente. Non è che l'uomo o la donna riceve carezze, riceve la carezza, quindi poi la coppia non inverte i ruoli. No, assolutamente no. Ho ritagliato semplicemente il pezzo prima, quindi vi chiedo di permettervi di essere egoisti. Non è banale questo, vi chiedo di permettervi di essere egoisti, di verbalizzare al partner informazioni sui propri desideri sessuali. Voglio essere chiaro, me l'ha detto prima, le fasi della TMI presuppongono che non è assolutamente scontato che si arrivi alla fase 3, 4, magari ci può essere prima stato un problema nella fase 1, nella fase 0. Quindi, come dire, dove riscontriamo un problema in quella determinata fase, ovviamente è obiettivo poi della diade, della coppia terapeutica, evidentemente capire e condividere quali possono essere state le problematicità. Essere egoisti non è banale. Non ci vuole, se voi ci pensate anche lì, in un brainstorming lo faremo, ma non lo possiamo fare ora. Quante credenze ci possono essere tali per cui comunque per me l'egoismo è qualcosa che non voglio provare? L'ultimo, masturbazione recisogena, che significa inserire ad esempio il pene nella vagina della partner senza obiettivi di avere un orgasmo, ok? Quindi è proprio una fase specifica che ha l'obiettivo di aiutare quella persona ad accedere a quell'area senza togliendo sempre quell'aspetto dello scopo, che è l'aspetto quello dell'orgasmo, che noi dobbiamo lavorare togliendo quegli aspetti più ansiogeni. Sa che manca poco. Regole generali. Condividere con la coppia gli obiettivi di quella fase della terapia. Sempre. Vi ricordo, non ve lo dirò più. Io paziente sto entrando in un'area per me molto delicata, quindi ho bisogno di farlo in un contesto di fiducia. E il contesto di fiducia avviene se il terapeuta mi aiuta a darmi degli obiettivi chiari, ok? E spiegando il perché di quegli obiettivi, quindi costruendo quelli che possono essere evidentemente uno scenario per me evidentemente negativo, ansiogeno. Va spiegato sempre il razionale, sempre. Verificare meticolosamente, come si diceva prima, i comportamenti fatti, pensieri avuti su di sé e sull'altro, che emozioni avete provato. Quindi, come dire, lavorando sempre di più su quell'aspetto di decentramento, se voi ci pensate, no? Anche è finito. Ecco. Grazie, è stato bello. Allora. Dunque.
Ora che devo fare? Come si fa qui? Ok, allora la chat. Ora se qualcuno, ora io vedo 5 messaggi, ok? Ah, è ok, perfetto, lei ha già 2 messaggi, ok. No, si perde la connessione, mi spiace. Sicuramente, non lo so, spero non sia stato un problema un po' per tutti, questo mi dispiace. Io non, sinceramente non ho avuto... non ho avuto problemi, però se c'è stato questo problema condiviso, comunque le slide sì, Francesca, ciao, le puoi avere assolutamente. Allora, per la bibliografia sulla TMI, ciao Francesca, allora cioè, io recenti conosco solamente il libro di Vettore, che però di fatto non è specifico, mi sembra, sui disturbi sessuali. Ma in generale, nel senso, non mi sembra che parli, sia centrato anche, per esempio, sulle parafilie, prova da memoria. Io quello che consiglio a tutti, mi spiace Stefano, non so perché problemi di audio, io boh, non so come poter aiutare. Io da qui la connessione per me è regolare, non so. Comunque, il libro di Lorenzini, che ormai è datato un pochino, che è Clinica delle disfunzioni sessuali, quello è assolutamente un aspetto interessante. Quello è un libro fatto molto bene perché è specifico rispetto proprio alla TMI. Quindi, sì, Simona, più che volentieri. Allora, come dicevo per le slide, allora, le slide per coloro che sono di studi cognitivi, quindi il discorso formazione COVID, le avrete nella cartella Drive. E quindi io domani le mando in segreteria, i tempi tecnici sarà assolutamente poi inserito. Per coloro che non sono di studi cognitivi, penso di sì, non è un problema. Io le slide più che volentieri, ma dovete sentire la segreteria. Quindi per me non è un problema, io ho dato l'ok. E quindi Clinica delle disfunzioni sessuali, se lo trovate ancora, è un ottimo libro. E fondamentalmente io riprendo nella TMI i punti centrali di quel libro di Lorenzini. Altri io faccio un po' fatica, perché in realtà io, avendo fatto il corso di formazione a suo tempo, io ho avuto tutta quella serie di slide specifiche per quello che riguarda proprio, a me interessa specificatamente i disturbi sessuali, non le parafilie, non le ho mai studiate specificatamente, però ecco, per quello mi sono formato con tutto il materiale di quel corso di perfezionamento. Sicuramente quello boh, Cristiana, perfetto, non lo conosco, sono sincero. Mi sono formato appunto attraverso quello che è l'aperfezionamento di Lorenzini, Macri, Finelli, quindi io è più quello. Però appunto se qualcuno di voi ha degli input, fatto benissimo Cristiana, può essere utile. Non lo so, chiedo a te se l'hai letto, se è specifica sulla TMI. Io quello che ho fatto oggi è stato proprio un intervento specifico fondamentalmente sul modello che conosco io, quindi non ho dubbio che ci possono essere altri modelli, questo sì. E non conosco il libro di Roberta Rossi, però se può essere utile più che volentieri. Dite, se ci sono domande, fate domande, a me non fa che piacere. Se è stato chiaro, non chiaro, io poi avevo lasciato un po' questi minuti, un po' in caso di disturbo sessuale conseguente al trauma, una lettura consigliata. Allora, quello va fatto un inquadramento clinico. Aspetta, allora, Caterina, in caso di disturbo sessuale conseguente al trauma, una lettura consigliata. Ma allora, in realtà, nei libri che ti ricevo di Dettore, mi sembra ci sono dei riferimenti specifici anche su questo. Specifici così rispetto a questo aspetto psicopatologico, quindi susseguente al trauma, sinceramente non li conosco. Proprio perché è una categoria molto specifica. Quindi, sicuramente vi possono essere delle parti. Sia per quello che vi dicevo prima, riferimento, poi non so se la collega Cristiana rispetto al libro di Roberta Rossi nel libro ci sono riferimenti anche a quello al disturbo più correlato al trauma, questo non lo so. Però nei libri appunto che vi facevo riferimento io, Fenelli, Lorenzini e quello che trovate anche su State of Mind come riferimenti, qualcosa c'è, ma non è specifico, questo no. Vorrei sapere, e figurati, che scherzi Caterina, vorrei sapere se vi sono casi in cui è consigliato l'utilizzo di farmaci per l'ansia e l'erezione. Dovrei capire un pochino se vi sono casi in cui è consigliato l'utilizzo di farmaci per l'ansia e per l'erezione. In realtà
mi stona abbastanza. Quindi ti direi che diciamo che tendenzialmente le benzodiazepine o comunque quelli che sono farmaci un po' per l'ansia tendenzialmente hanno degli effetti che però appunto tendenzialmente poi portano tutto quello che riguarda un po' gli effetti di mantenimento per questa problematica. Quindi no, in realtà no, nel senso non, però andrebbe prima fatto un inquadramento clinico per capire un pochino quell'utilizzo di farmaci. Aspetta. Allora, andiamo per ordine, aspetta, se no facciamo confusione. Allora, Federica, allora, in caso in cui il cliente possa causare una controllo da un partner che vista critico con insufficienza, lavora con di corpo, si fa un colloquio tu col partner e si propone di intraprendere un percorso. Allora, mantenere un critico di vista come si procede? Si lavora con di coppia? Intanto è interessante capire se il partner egoista o critico è disponibile a un intervento di coppia, intanto mi verrebbe da pensare. E poi in realtà bisogna, qui si parte un pochino per quello che riguarda l'obiettivo un pochino della terapia, no? Se l'obiettivo della terapia è evidentemente una disfunzione sessuale di uno dei due partner, quindi il partner che poi interagisce col partner egoista, evidentemente va fatta prima una lettura, una formulazione in chiave TMI, come vi dicevo prima, aiuto perché qui mi stanno scomparendo. Come si fa qui a mettere? Ah, aspetta. Però l'obiettivo sicuramente è, da una parte, vedere se il partner egoista è disponibile. A quel punto sarebbe anche una cosa molto positiva rispetto a un'alleanza. Però a quel punto io mi aspetto che ci sia anche più bisogno forse di una terapia di coppia, in cui un modulo può essere utilizzato poi anche per la specificità del disturbo sessuale. Grazie Cristiana per appunto nessun accenno. Sono validi per tutti i disturbi sessuali. Allora, se sono le disfunzioni sessuali di cui ho parlato prima, tendenzialmente Maria Pia sì. Ovviamente torno a dire, dobbiamo capire un pochino quale all'interno dell'inquadramento clinico diagnostico in chiave TMI l'una può essere più utile rispetto all'altra dimensioni. Quindi ti dico, questo è un po' il repertorio, le varie fasi, anche se non sono specificate poi non sono entrato nello specifico delle tecniche, però le fasi tendenzialmente sono un po' il canovaccio con cui noi lavoriamo sui disturbi sessuali, quindi ti dico di sì, però deve essere un canovaccio, quindi molto flessibile. Meditazione mindfulness possono essere, beh, sì, nel senso meditazione mindfulness nel momento in cui parliamo di regolazione emotiva, sì, però anche lì l'obiettivo è un po' capire quanto possono essere utile una singola tecnica all'interno comunque evidentemente di una formulazione di un caso, ok? Quindi la meditazione può essere assolutamente una tecnica. Prima io metterei tutto quell'aspetto di concettualizzazione e fase della risposta sessuale entro cui, cioè la meditazione deve essere una tecnica all'interno, in TMI, all'interno di un modulo particolare. Quindi io, prima di applicarlo subito, bisogna fare una concettualizzazione, ma questo vale per qualsiasi psicoterapia dal mio punto di vista. Sì, esattamente, l'approccio del comunque. Oh, grazie Cristiana. Ciao Luca, da quello che so, in alcuni casi l'uso di benzodiazepine per addirittura delle disfunzioni sessuali. Ma sì, infatti era quello che ti dicevo anch'io, adesso mi torna a me come cosa. Per questo dicevo che dovrei capire un pochino quando parlava prima la collega, no? Se poi mi sembrava di aver capito, poi non riesco ad andare subito, qui non capisco. Se in realtà gli effetti delle benzodiazepine evidentemente tendenzialmente vanno a lavorare su tutto il sistema simpatico dell'ansia, ok? Quindi come dire, tendenzialmente non sono di aiuto, possono essere di aiuto per la regolazione emotiva, però anche lì noi si deve andare verso una maggiore accesso alle sensazioni, agli aspetti sensoriali. Benzodiazepine in realtà possa essere proprio un cerotto, né di più né meno. Quindi mi torna a me quello che dice Luisa. Io bevo intanto. Penso che comunque studi cognitivi organizzi workshop. Io vi chiedo scusa perché in un'ora mi rendo conto che, anzi, a me fa che piacere ragionarci insieme, ma in un'ora mi rendo conto che si dà due o tre proprio stimoli e basta. Però mi faceva più piacere dare un'ottica generale piuttosto che stare su un pezzettino solo. Poi penso che studi cognitivi organizzi, comunque l'abbiamo fatto Modena l'altro anno, non mi ricordo. Quindi organizza workshop.
Francesca Romano, bella domanda. Dipende, nel senso che gli homework in realtà sono qualcosa che può essere definito all'interno, è un canovaccio, ok? Quindi considera che noi dobbiamo applicare, avendo il razionale di cosa ci servono con gli homework all'interno di quella fase della terapia, però all'interno anche di quello che è il funzionamento quotidiano delle persone, nel senso che io tendenzialmente li chiedo 2 o 3 volte a settimana, ok? Magari all'inizio è più utile. Nelle prime fasi, a me interessa molto la fase 1 e 2, per esempio, perché è quella proprio del sistema esplorativo individuale e di coppia. Però io non gli chiedo di fare, per esempio, l'autosservazione una volta al giorno, ok? Gli chiedo di farlo e per me, soprattutto per gli uomini, è un qualcosa di molto complicato fare questo pezzettino qui. Quindi farlo 2 o 3 volte a settimana per me è già tantissimo. Quindi va un po', è uno strumento flessibile. Ciao Raffaella, non fosse una coppia stare, non fosse rispondere, può essere comunque applicato per sapere o è solo. No, è assolutamente anche per soggetti. Te guarda le prime fasi, le prime 2 fasi, in cui comunque tutto quel pezzo di auto-osservazione è un pezzo assolutamente centrale. E ovviamente poi anche lì bisogna capire un po' qual è l'obiettivo. Perché se il partner non è presente, non c'è, è chiaramente tutto quel pezzo di raggiungimento del piacere ovviamente va a mancare. Cioè noi possiamo per esempio lavorare più sull'aspetto più masturbatorio, soft start, l'aspetto 1, 2, però ovviamente l'altro è utile che ci sia, nel senso che comunque sia disponibile affinché possa comunque creare un'alleanza nella coppia. Ci sono soggetti con cui puoi fare un pezzettino se sono single. Ciao Francesca. La fase esplorativa e quella della polarizzazione sessuale dopo essere state appurate possono essere parallele. Io tendenzialmente parallele no, nel senso che comunque, allora aspetta, nel senso la fase esplorativa focalizzazione sensoriale è di questa una fase esplorativa, perché la fase esplorativa, come dire, si divide da quella più sull'aspetto più edonistico di piacere, no? Quindi in realtà la fase esplorativa è una macro area in cui c'è poi per esempio la focalizzazione sensoriale. Ok? Grazie Francesca. Quindi, allora, da una parte ti dico, io non inserirei più tecniche parallelamente, per il discorso che si diceva prima. Ok? Detto questo, però giustamente come dicevi te, in questo caso non sono parallele perché è una macro area, la fase esplorativa, entro cui di fatto utilizziamo il modulo della focalizzazione sensoriale. Quindi da quel punto di vista no. Tipo esplorazione tutti i giorni per un tempo definitivo e la focalizzazione nei weekend. Sì, lo puoi fare, però ecco, ti ripeto, io non cercherei di spingere troppo, cioè cercherei di trovare un ritmo che sia funzionale, quindi non è tanto è un po' banalmente quando facciamo le esposizioni in video con pazienti panicosi, cioè l'obiettivo non è che lo faccio per forza tutti i giorni. Già riuscire a fare comunque 2 o 3 volte a settimana per quello che riguarda un po' lo loro stile di vita, quindi andare non a condizionare troppo lo stile di vita, ma guidandoli, per me è più importante che loro abbiano tutto chiaro come, perché, cosa ci si aspetta, cioè la fiducia nell'entrare nello scenario tenuto, ok? Quindi io non premo troppo sul farlo tutti i giorni. Io mi accontento che 2 o 3 volte per un uomo tendenzialmente guardarsi allo specchio 10 minuti. Se lo faccio qua tutti i giorni, ho timore di come possa vederlo la settimana dopo. Ecco. Quindi, come dire, dobbiamo anche aspettarci tutta una serie di reazioni emotive che da una parte dobbiamo anche normalizzare, però dall'altra non dobbiamo anche stressare. Va bene, è da noi, ci sta, ok, però farlo tutti i giorni inizia a diventare forse meno funzionale. Io ho ancora qualche minuto, se vado a ragionarci insieme, no. Grazie, è stato bello. C'ho. Aspetta, che è sta roba? Ok. Ci sono altre domande? Fate, eh? Oddio, che ho fatto qui? Aspetta. Oddio, non so che ho pisciato. No, non capisco. Aspettate, devo pigiare qualcosa. Vabbè,
Vabbè, ci sono domande? Capisco che sono stato sorpreso. Comunque, Ambra, mi ha fatto una domanda. Ok, questo già ho visto. Va bene. Se per esempio presenta una problematica relativa al disagio esperito in certe pratiche con il partner, ma si nota che queste pratiche si riferiscono a parafilia, si può spostare il focus della terapia sull'altro partner? Come si può fare senza che il partner si senta accusato? Qui si entra però in una dinamica che, in cui, a parte che bisogna capire un pochino la tipologia di parafilia, perché parafilia poi è un costrutto molto ampio, molto articolato, dobbiamo capire un po' il tipo di parafilia, però tendenzialmente, ovviamente poi in caso gli andrebbe un pochino restituito la problematica, ovviamente senza come posso dire, aspetti accusatori, ma evidentemente cercando insieme di condividere quella che può essere evidentemente una problematicità in cui la parafilia è come area psicopatologica molto più, dal mio punto di vista, più grave, se non altro perché è tendenzialmente abbastanza ecosintonica, ok? E quindi c'è tutto quel pezzo di insight che è più complicato, ok? Diverso è l'eiaculazione precoce del soggetto, che tutto quello che vi dicevo prima, quindi tutto quell'aspetto più di ego distonico, di sofferenza che porta dal terapeuta dopo magari tanti tentativi di soluzione, altra roba è un parafilico che tendenzialmente viene più portato, tra virgolette, dalla partner piuttosto che rendendosi conto magari del costo di quei comportamenti. Però questo appunto non volevo parlarne oggi, non per altro, tanto per non mettere troppa carne sul fuoco. E poi anche semplicemente perché poi non, diventa qualcosa che ci fa uscire un pochino da quello che è l'obiettivo, perché poi la parafilia è proprio un'area a parte, se non ho voluto parlarne apposta. Allora, io qui non so più che devo fare. Ok, ciao Silvia, per il desiderio sessuale proattivo la terapia mansuale non sarebbe indicato? Perché? No, assolutamente no, nel senso che torno a dire, nel senso che l'aspetto, mi rendo conto di essere un pochino ridondante, però l'aspetto iniziale fondamentale è l'aspetto proprio l'inquadramento clinico, quindi il desiderio sessuale proattivo va capito all'interno un po' del funzionamento della persona. Partendo da quello, in realtà alcune fasi, alcuni moduli della terapia mansionale integrata possono essere assolutamente integrati, possono essere utilizzati sempre da un punto di vista strategico, cioè nel senso l'obiettivo è all'interno un pochino di quell'aspetto diagnostico che condivido con il paziente, sapere che utilizzo un determinato strumento, un determinato modulo all'interno di una strategia terapeutica. Si ritorna al discorso di prima. Oh, ora ho trovato come si faceva. Ah, aspetta. Ok, suggerisco la visione personale che vorrei diffondere pensiero emozionale e provare a ristrutturare. Per il disagio, ok, tenendo sempre presente il disagio soggettivo di disagio, sì, esatto. Infatti, il problema è che io non so come. Allora, io sono arrivato a Silvia, per il disagio sessuale proattivo non sarebbe indicato, ok. Poi, tenendo presente in considerazione il Sud, quindi Francesca Romano, e Elena che mi chiede di leggere le domande. Io però sono. Hai ragione, scusa Elena, ora, hai ragione, scusa, le domande le leggo, ci mancherebbe altro, hai ragione, ho decentrato male. Però appunto non c'erano altre domande ora, nel senso che Silvia mi chiedeva appunto per il disagio sessuale ipoattivo non sarebbe indicata la terapia mansionale integrata. Quindi dal mio punto di vista invece potrebbe essere un modulo all'interno proprio di un inquadramento clinico e di una funzionamento condiviso più generico, quindi capire meglio all'interno di cosa quel modulo andrebbe a toccare. Grazie ancora per questo momento, mi è piaciuto comunque a me quando si fa un pochino di riflessione condivisa, mi fa che piacere. Pace bene, state bene. Ciao a tutti, ciao ciao.